Ciao a tutti gli amici di Audio Fede, siamo qui con Cristian Rigano, From the Assago on Tour di Elisa, con Cristian per parlarci del suo setup, veramente ricco, con delle cose molto interessanti. Ciao Cristian. Ciao, ciao a tutti. Allora sì, iniziamo da qui. Certo. Questa è una Nordstage 2, una tastiera molto usata negli ultimi tempi, la uso principalmente per i suoni di pianoforte, piano elettrico, diciamo mondo pianoforte, ma è anche collegata in MIDI con il sistema Audio Station, che dopo magari ve lo descrivo meglio. E qui sopra invece c'ho una Mox 6 Yamaha, la quale uso principalmente come controller. Mi piace come controller perché il display grande mi permette di vedere bene i nomi dei preset, eccetera. E come vi dicevo, sono collegate entrambe al sistema Audio Station, Sea Lake Audio Station, che è praticamente un computer molto potente, pensato apposta per la musica, nel quale ci carico tutti i plugin, tutti i virtual instrument, tutte le cose, i suoni che uso normalmente, che ho usato per registrare l'album, con il quale mi trovo veramente bene, perché è molto potente e velocissimo, tanto più che di qua c'è un altro controller, che è un Tactile Korg, sempre collegato all'Audio Station. E sotto invece c'ho un organo KB, molto bello anche questo, ha un grandissimo suono. E, sì, ti dicevo, uso un controller sempre collegato all'Audio Station qui, perché certe volte mi è comodo appunto suonarci da qua sopra, non dover... Certo. E quindi insomma diciamo che alla fine l'Audio Station è un po' il cuore del mio sistema. E poi che c'ho? C'ho un Behringer X32, dove entro con tutto quanto. Gestione di tutto. Sì, sì, mi trovo molto bene. E poi c'ho il mio sistema per mandare le sequenze, che è Ableton Live, che è un sistema che uso da una decina d'anni ormai, è molto affidabile. Direi che Cristian è da venire a sentire sicuramente nel tour di Elisa o in una delle prossime occasioni in altri concerti con altri artisti italiani, perché Cristian non collabora solo con Elisa dai tempi della gioventù, vero? Sì, sì, con Elisa abbiamo iniziato che eravamo veramente ragazzini. Sì, poi sono con Lorenzo Giovanotti da tanti anni, da una decina d'anni, con Tiziano Ferro dal 2001. Le occasioni per venirmi a trovare non mancano, diciamo. E direi che questo è tutto. Un saluto a Cristian, grazie. Ciao a tutti, grazie a voi. Alla prossima. Un saluto agli amici di Audio Fede. Ciao. Thank you.